Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale Fare e Disfare. Oggi nuovo video svuota la spesa, S lunga. Sono appena tornata e ho acquistato due o tre cosine che solitamente non acquisto, cose diciamo così nuove, e finalmente è tornata una delle mie cose preferite. Però tra poco vi faccio vedere. Per cui iniziamo subito, inizio subito con i surgelati, così poi li ripongo nel freezer prima che mi si scongelino. Ecco qua. Allora, ho preso questo spezzatino alle erbe, 100% vegetale. Spezzatino alle erbe 100% vegetale. Non ricordo se questo l'avevo già provato con Giulia o se avevamo preso invece gli straccetti di pollo. Secondo me no, però ecco, ero curiosa di assaggiarlo. È 100% vegetale, oltretutto senza glutine, ovviamente, perché altrimenti io non potrei mangiarlo. E vediamo gli ingredienti: c'è estruso di proteine della soia, proteine di soia, fibra vegetale, zucchero bruciato, olio di girasole, aromi naturali, estratto di lievito, condimento a base di sale, piante aromatiche. Ma sì, dai, non ci sono neanche troppe schifezze. E poi, vabbè, sono cose che mangio una volta ogni tanto, non sono cose che mangio abitualmente. Per cui questo nuovo. Un'altra cosa nuova, sempre appunto 100% vegetale, sono questi dadini gusto pancetta, anche questi 100% vegetale, senza glutine, altamente proteico. Non vi ho detto la marca, che è la Food Evolution Eat Different, questa marca. E voglio provare a fare la carbonara vegana. Io la facevo già carbonara, vabbè, non è una carbonara perché alla fine non ci sono le uova, però diciamo una finta carbonara, appunto. E usavo il tofu, di solito uso il tofu affumicato. Però ho visto questo, sono curiosa di assaggiare che gusto abbia. Non è che mi manchi la carne, il gusto della pancetta, anzi, quando sento l'odore mi dà anche abbastanza fastidio, da quando appunto non ne mangio più. Però sono sempre curiosa di assaggiare cose un po' particolari e ho visto lì, appunto, poi essendo senza glutine e tante cose vegane, tanti prodotti così vegani, io non posso acquistarli perché appunto sono o contaminati o contengono addirittura il frumento o glutine, come il seitan, che è assolutamente tutto glutine. Per cui provo sempre, e questi sono le uniche due cose che metto nel freezer, anzi le vado a mettere subito prima che mi si scongelino. Eccomi qua che andiamo avanti con la spesa. Ho comprato la mia solita spremuta dell'Esselunga, spremuta di arancia bionda. Metto qua addirittura la borsa, che così faccio prima. Ho preso questi yogurt al mirtillo per mio marito, Sterzinger Köstli. Keiten, mamma mia, io il tedesco siamo proprio, andiamo proprio. Ecco, facciamo che leggiamo qua. Sapori di vipiteno, che forse così va meglio. Erano anche in offerta, oltretutto. Non ricordo quanto li ho pagati, però ho provato a prendere questi. Sempre per mio marito, l'ho affettato, lo Speck Alto Adige IGP dell'Esselunga. La Crescenza dell'Esselunga, questa piccola da 170 grammi. Le sottilette, queste sono buonissime, a volte io le metto nel risotto alla fine e lo rendono cremosissimo perché oltretutto dentro nella sottiletta c'è il Philadelphia. C'è scritto qua che sono fatte col Philadelphia, sono veramente buone. E finalmente sono felicissima! Ta-da! È tornato il mio yogurt Alpro alla vaniglia. Quando l'ho visto stamattina, quasi faccio i salti di gioia lì in mezzo all'Esselunga. Infatti, ho mandato subito una foto a Giulia per fargli vedere. Le ho scritto: è tornato finalmente! Ah, finalmente! Adesso sono felice perché la mia colazione è assicurata e riesco di nuovo a farla come voglio io, perché avevo ripiegato sugli yogurt della Valsoia, ma erano assolutamente, cioè non erano male, ma erano dolcissimi, erano anzi dolciastri e troppo dolci. Ecco, a me non piacciono troppo dolci, per cui
E poi la frutta voglio mettercela io, mi piace metterci i mirtilli freschi o altra frutta, insomma, preferisco metterla io e non trovarla dentro. E dato che appunto è tornato, ne ho presi 3 flaconi. Ecco qua, ne ho presi 3 flaconi. E per le cose del frigorifero siamo a posto, io e la mia borsona del congelato, del surgelato. Passiamo adesso alla frutta, alla verdura. Verdura, radicchio e rucola della Smart, marchio Smart, marchio Smart, è il marchio economico dell'Esselunga. Io per quanto riguarda la verdura mi trovo benissimo, per cui vado avanti ad acquistarla. E la insalata fantasia. E qui c'è pronta da condire, cosa c'è? Vediamo se... Indivia riccia, radicchio rosso, indivia scarola e pan di zucchero. Poi, quanto riguarda... Ah sì, ci sono le... Ah, aspetta, perché non c'è ancora questa. Che brutto rumorissimo questa carta. Insalatina di crauti, pronta da condire. Questo c'è crauto bianco e crauto rosso. Io questa la condisco con la salsa tahini e un pochino di maionese. Faccio una bella cremina e poi gliela verso sopra. Magari ci metto un goccino di acqua, ma appena appena la mescolo bene 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 e poi ce la metto sopra ed è buonissima. Dopo me la faccio. E poi frutta, ho preso ben 2 confezioni di banane, queste banane di Altomercato, della marca Naturama, però sono quelle Altomercato. E ho preso 2 confezioni perché la mangia anche mio marito adesso a metà mattina o a metà pomeriggio la frutta, per cui o banana o mela o quello che c'è. Infatti poi ho comprato sfuse, sono le banane, e sì, le banane va bene, le mele golden per me, quelle, adesso ve le faccio vedere, va là, che nel sacchettino così sono un po' bruttine, solita Naturama, dell'Esselunga Naturama. E a mio marito invece piacciono queste rosse, le mele Delicious. Queste, ok, prese 3 e 3. E poi finalmente sono tornati anche loro. Ah, adesso ve le faccio vedere. Ah, i cachi persimon o cacomila, penso sia la stessa cosa. Io li adoro, adoro, non vedevo l'ora quando viene l'autunno di mangiarmeli. Sono cachi, ma hanno una consistenza più dura, non sono i soliti cachi, quelli morbidi e cremosi. Me li ha fatti scoprire la mia amica Rossana. Mua! Ciao tesoro mio! E io li ho sempre visti, però non so, non mi ispiravano fiducia, mi sembravano che, sapete, quelli che allappano la bocca, e mi sono sempre un po' trattenuta dall'acquistarli. Invece un giorno li ha portati al lavoro, li ho assaggiati e vabbè, me ne sono innamorata subito. E infatti tutto inverno adesso li comprerò sicuramente. E dunque per frutta e verdura adesso dovrei essere... Ah no, eccoli qua, erano nascosti sotto. Ho comprato anche i pomodorini. Questi io li faccio tagliati a metà. Faccio un condimento, sì, diciamo un condimento con il pane grattato, aglio e prezzemolo e un goccino di olio. Poi glielo metto sopra, li taglio a metà ovviamente con la parte tagliata verso l'alto. Li metto sulla placca del forno, li metto sopra tutta questa cosa, via gratinare tipo 20 minuti o quello che volete. E sono ottimi e sono oltretutto buonissimi per condire la pasta asciutta. Provateli perché sono ottimi. E niente, questi. E basta. Ah sì, le noci, l'ultima cosa, sempre le noci sgusciate, i frutti del convento. Ok, passiamo poi, vediamo di mettere via qualcosa perché ho il tavolo già pieno di roba. Passiamo al resto. Solita birra per mio marito, senza glutine. Allora, reparto senza glutine, i plum cake con lo yogurt di marca Esselunga Equilibrio. Poi ho preso della Cher il pane, questo del Mastro Panettiere, un solito pane, e il pane casereccio. Questo, mancandomi il mio yogurt, nei giorni scorsi l'ho fatto con la marmellata, buono, una fetta con il mio solito tè, devo dire che è buono, il pane è sempre buono. Questo non è male, per essere, diciamo che questi due
Questi due tipi di pane per essere confezionato non è male. Ovviamente non è da mettere a confronto con il pane fresco. Io adesso è tanto tempo che non faccio più il pane perché non ho moltissimo tempo, appunto. E ovviamente anche quello senza glutine quando è fresco è fantastico. Però vabbè, appunto è un'ottima alternativa quando non si ha il tempo e materiale per poterlo fare. Poi ho comprato le caramelle per mio marito, che si tiene sempre in tasca, al gusto anice e liquirizia. Altra cosa, il ragù sempre per mio marito. Sì, lo so, uso il ragù in scatola, ma d'altronde, a parte che a mio marito questo piace, anzi se l'era comprato lui una volta, per cui ho detto va benissimo, visto appunto che a pranzo non sempre riesco a preparare in anticipo le cose e ho sempre pochissimo tempo, la pasta asciutta riesco a farla, la pasta riesco a farla, sugo pronto e via, si va così. Ecco, ho preso questo sciroppo d'acero. Questo era tantissimo tempo che non lo acquistavo, ma non so, ho visto alcune ricettine di dolci e non lo so, magari proverò a farle. Mi piace comunque tenerlo in casa, averlo sempre in casa. Marmellata della Rigoni, fior di frutti. Questa volta ho cambiato gusto. Io vado sempre di pesche. Mi piace la confettura. La marmellata, come volete chiamarla, questa preparazione biologica alla pesca mi piace tantissimo, è la mia preferita. Però stamattina ho visto questi frutti di bosco, ho detto vabbè, cambiamo e prendiamo questa ai frutti di bosco e ovviamente questa della Rigoni. Oltretutto fa tutto senza glutine la Rigoni, per cui perfetta per me. Lievito di birra perché ho paura di non averne più. Nel vederlo mi è venuto in mente che forse sono rimasta senza, non è che stia facendo sto grandi preparazioni, però se mi viene quell'attimo di estro per fare il pane, ce l'ho pronto. Lievito di birra senza, anche questo senza glutine, dell'Esselunga, marca Esselunga, lo provo perché non l'ho mai provato. Altra cosa nuova che ho trovato, infuso della Twinings, questo è mirtillo rosso e lampone. A me piacciono tantissimo gli infusi, oltretutto ne sto provando uno che è fantastico, ve lo farò vedere. Però proverò anche questo, proveremo anche questo, mirtillo rosso e lampone. Oltretutto pensavo fosse uguale a quello che mi ha portato Giulia da Londra, invece no, quello è fragola, c'è la fragola, non c'è il mirtillo rosso, per cui è tutta un'altra cosa. Ultime due cose, sì, ho finito tutto. Il dentifricio, ops, questo è al contrario. Dentifricio extra whitening con fluoro per denti più bianchi, va bene. Questo sempre dell'Esselunga. C'era l'offerta che se ne prendevi due, il secondo costava la metà, per cui va bene. Ne ho approfittato, mi piace tenerlo, mi piace avere la scorta, anche perché se capita di dover andare via, so di averlo, di non, e no, non sono costretta ad andare all'ultimo momento a comprare il dentifricio. Ecco qua, la mia spesa è finita, spero di avervi tenuto compagnia, grazie di essere rimasti fino qui con me e arrivederci al prossimo video. Ciao ciao! Ciao!